Adesso Fioretti con una rincorsa brevissima e spiazza Bassi, e al mezz'ora del primo tempo il Fano passa in vantaggio dopo Teramo ed ancora. Allora mister, partiamo dall'ultimo risultato conseguito che insomma ha rincorato tanti cuori e tanti tifosi. Ma a me fa molto piacere, anche perché avevo chiesto ai ragazzi, a cui faccio i complimenti per questa gara, perché hanno dato veramente, veramente tutto. Siamo stati anche un po' fortunati, bisogna dire, onore del vero, però lo spirito e l'atteggiamento è stato quello di una squadra che voleva ottenere un risultato importante. Insomma, il pensiero va quindi al prossimo impegno, a Forlì, un'altra partita insomma impegnativa. Molto impegnativa, e possono testimoniare anche i ragazzi. Io ho detto che non mi preoccupava molto per quanto riguarda l'aspetto della prestazione a Reggio Emilia, l'aspetto motivazione di Reggio Emilia, non c'era bisogno di preparare tante cose. Quello che preoccupa e che mi preoccupa di più, gli ho detto, che è la partita di Forlì, perché sono canoni completamente diversi rispetto alla partita di Parma, per cui bisogna lavorare con grande impegno, grande concentrazione, perché per noi veramente, ribadisco come dicevo prima, ogni partita è la partita della vita, giusto, nel senso sportivo. Per cui anche questa settimana dobbiamo lavorare con grande puntiglio, grande concentrazione per quelli che sono poi l'aspetto tecnico, tattico che dobbiamo portare sul campo a Forlì domenica sera.